non avendo l'auto, lo troviamo, voglio dire, anche con la raccolta fondi lo troviamo. Però una parte servita dove ci sono i mezzi, ecco perché si può prendere tranquillamente. Ecco perché è meglio in centro, in città. Questo almeno vabbè, della, quello che l'associazione. Della casa me ne sto occupando io, quindi non ci sono problemi. Sì, adesso questa è una cosa che noi dobbiamo fare in gruppo, quindi troviamo il monolocale e allora, ci sentiamo tutti quanti. E assolutamente, lui sta già sul gruppo. No, a lui lo inserisco nel caso inseriamolo nel così automaticamente quando c'è qualcosa ha individuato anche l'alloggio ci interfacciamo un po' tutti quanti vediamo il fondo che è stato raccolto e si anticipa sotto così loro automaticamente di là devono scomparire domani mattina vediamo se andiamo domani a aprire mattina andiamo un conto corrente domani conto mattina corrente. Andiamo in centro lanciamo l'appello a tutti i pizzaioli d'Italia insomma per farli fare quello, abbiamo quello anche che bisogno si sente un euro di contributo anche un euro di contributo aiutiamo il nostro Giuseppe serve è un pizzaiolo insomma cerchiamo di aiutare la nostra categoria quindi tutto si fa qua sul serio assolutamente certo, sì da lì li facciamo andare via da lì sì, devono andare via sì. Abbiamo visto insomma le condizioni in cui vivono non è da essere umani sinceramente. Avete oltre che le mani grandi per fare delle buone pizze anche un cuore grande. Certo, certamente. Se vi muovete voi pizzaioli succede. Allora vi parlo un po' di noi. Noi siamo un'associazione che è nata da qualche mese qui a Bari. Vogliamo tutelare tutta la categoria dei pizzaioli. Attualmente, come dico sempre, i pizzaioli vengono visti come muratori della ristorazione. Tutti questi programmi TV, Masterchef e quant'altro hanno demigrato un po' la categoria dei pizzaioli. Anche oggi, se noi ci affacciamo a scuola alberghiere, non c'è una vera e propria formazione per i pizzaioli. Noi invece abbiamo aperto a Bari una sede, ci troviamo in Corso Sonnino, a giorni apriremo... Non è ancora detto il nome, Quattro Mani in Pizza. Quattro Mani in Pizza, sì, è l'associazione. E niente, abbiamo visto il suo appello con il quotidiano e... Ci siamo mossi velocemente per dare tutti, una tutti, insieme, quindi, tutti insieme, quindi li aiutiamo. La certo, certamente. Poi chissà cosa viene fuori, ma di fatto lì li mandiamo via, un lavoro a Pino in qualche modo lo troviamo. Certo, certamente. Assolutamente sì. Sì. Vabbè, Pino, ti aspettavi una risposta così decisa, no? No, ringrazio tutti. Ti vediamo anche con degli occhi un pochettino diversi, no? Sembra che tu stia recuperando un po' anche della tua serenità. Sì, sì. È vero? Vi ringrazio veramente. Sei riuscita... Non so che dire. No, guarda. Ma che devi dire? Sei riuscita ad entrare nella roulotte? Adesso riuscite ad entrare nella roulotte? Sappiamo che no, tira, adesso, di adesso è diventato un supermercato. supermercato. Ci stanno anche aiutando economicamente, perciò io che comunque soffro di alcune cose posso comprarmi dei medicinali. Ringrazio veramente... Tutti, amico tutti, qua. Tutti, Giuseppe, Sergio, tutti, come vi chiamate? Vito, Claudio. Io sono Sergio. Nicola Fasano. Nicola, tutti, Domenico. Giovanni Barile. Remo Iaccarini. Tutti, si sono fatti in quattro e si stanno facendo in quattro. E sottolineiamo un'altra come una iniziativa, pizza. Un'altra iniziativa, che è questa qui. Niente. Una pizza per Giuseppe, raccontaci come funziona. Allora, noi abbiamo questi locali che aderiscono all'iniziativa, abbiamo creato questa pizza il cui l'intero ricavato andrà in beneficenza per prendere, come abbiamo detto, una casa, medicinali e tutto ciò che serve per Giuseppe e Benedetta. Quindi tutto l'incasso, i 6 euro sì. del costo della pizza sì. andrà devoluto alla causa. Completamente. Assolutamente sì. Da premettere che da domani abbiamo appuntamento in centro, io, il presidente dell'Orco e Giuseppe, apriremo un conto corrente intestato a loro e tutti quelli che vorranno aiutarci, pizzaioli e perché no anche i cittadini stessi. Anche con pochissimo. Con pochissimo, basta poco perché dobbiamo pensare anche a noi come cittadini e non solo magari guardare solo alle nostre tasche. E quindi... Dobbiamo essere tutti insieme a aiutare gente come Giuseppe e magari come chiunque altro che... ahimè ha queste difficoltà. Poi ho letto base bianca, sì. Lardo di colonnata. Allora, la pizza è questa, base bianca, mozzarella, funghi freschi, lardo di colonnata e pomodorini. Insomma, una pizza... Anche buona. Buona. 6 euro. Sì. Sì. È un prezzo simbolico, appunto per incentivare il consumatore. Chi è il primo che la fa?
Io l'ho fatta già, l'abbiamo, sì, l'abbiamo già, già da ieri. Che gradimento avete avuto? Senti, abbiamo avuto una buona risposta anche dal cliente, anche l'ha commentato sulla foto su Facebook. Positivamente. Positivamente. Ci auguriamo sabato di sfornarne molto, ma molte di più. Va bene, allora Giuseppe, in bocca al lupo, salutaci Benedetta e noi ovviamente vi terremo aggiornati sia per la casa, giusto? Mancherebbe altro. Per lo faremo al più presto possibile perché non possono stare più lì. Perché il vandalismo lì la sera è molto pericoloso. Diciamo, qualcuno va a bussare, credi che ci siano le prostitute. Sì, sì, sì. Vabbè, quindi speriamo che tutto sia bene, quel che finisce bene, e intanto la solidarietà che avete dimostrato è stata strepitosa. Allora ci stringiamo la mano, Giuseppe. Come tutti no, Giuseppe. Come no, ragazzi? Tutti, quanti, come tutti no. Insieme. Tutti insieme. Come no? Per Giuseppe e Benedetta. Ipip! Urrà! Ipip! Urrà!